eccoci qui con Epson Mosquera. Epson, partiamo subito dalla prossima partita dell'Osimana, quella contro il Monte Giorgio. Una partita importante che arriva di fatto dopo questa grande sfida, questa grande vittoria in Coppa Italia. Che match ti aspetti? Ci aspettiamo che la prestazione della squadra sia uguale o anche meglio di quella che c'è stata oggi. La squadra continua a lavorare sempre bene e sfortunatamente non ci arrivano i risultati. Adesso speriamo che dopo questa vittoria le cose vengano un po' meglio, dai. Ecco, come lavorerete in settimana tu, i tuoi compagni, anche l'allenatore e tutto lo staff tecnico per preparare questa partita in trasferta oltretutto? Sì. Questa settimana è stata un po' pesantina, ne abbiamo fatto 3 partite con quella di domenica, quindi sicuramente un po' di recupero ci sarà e speriamo di lavorarci bene, studiando anche l'altra squadra per essere pronto per giocare contro di loro, dai. Grazie mille Epson, allora buona fortuna e buon lavoro. Grazie mille anche a voi. Eccoci qui con mister Stefano Senigallesi. Mister, prossima partita dell'Osimana in campionato di eccellenza sarà quella contro il Monte Giorgio, una trasferta. Che match si aspetta? Molto complesso perché veniamo da una fatica tremenda in Coppa Italia, dobbiamo valutare le condizioni della squadra, capire chi sarà in condizione di poter affrontare la partita, perché credo che i 90 minuti della Coppa Italia lasceranno uno strascico molto pesante. Quanto influenzerà poi questa disponibilità dei ragazzi proprio fisica dopo l'impegno in Coppa Italia, la sua strategia anche in allenamento? Tantissima, adesso sarà comunque 2 giorni di recupero totale in cui i ragazzi dovranno recuperare sia fisicamente che psicologicamente, perché l'aspetto agonistico, il peso della gara avrà fatto consumare tantissime energie e quindi dovremo stare attenti a farli recuperare. Grazie mille mister, allora buona fortuna e buon lavoro. Grazie a voi.